cominciato ieri sera ufficialmente il Natale avellinese con l'accensione del bellissimo albero che svetta su Piazza Libertà, nel capoluogo irpino. Ha preso il via la festa più bella dell'anno. Casette, luminari ed albero, in attesa degli altri allestimenti a tema che saranno pronti per fine settimana, ieri sera migliaia di persone hanno partecipato all'accensione del grande albero di Natale. La città ha gradito. C'è una folla incredibile stasera che ci ha accompagnato durante l'accensione di Smarty, il primo albero ipermediale d'Italia, interattivo, intelligente, musicale, una assoluta novità per tutto il nostro paese. E poi si sono anche accese le luci di questa Street Light Gallery, la prima galleria d'arte in Italia on the road, che nei prossimi giorni mostrerà anche dei quadri che richiameranno, ricorderanno i monumenti avellinesi, anche quelli irpini, e poi le eccellenze del nostro territorio. Bellissimo, perché oltre a questo bellissimo albero che stasera è stato acceso, c'è stato anche l'arrivo della carovana del pino irpino in provincia, quindi una piazza piena di gente, là dove c'è gente c'è calore e c'è Natale. Bellissimo. Non è come gli altri anni, quest'anno già si vede. Io sono arrivata da poco e non ho visto ancora niente. Comunque, però l'albero è di effetto, come fa a non vederlo? Comunque il sindaco è quello che è. Le piace questo inizio di Natale in città? Sì, bello, speriamo continui così, per tutti, tanta serenità. Ma poi il Natale è sempre bello, le luci, è un'emozione. Una bella cosa, anzi siamo onorati noi di avere un sindaco che fa questi cambiamenti in una città che è positivo.